Qui è Radio Vostok con Patrizia Cecconi, presidentessa dell'Associazione Oltre il Mare, in linea da Gaza. Ciao Patrizia. Ciao Andrea, oggi non è una bella giornata. Abbiamo visto le tue foto su Facebook. Ecco, io sappi che sto sempre in una zona assolutamente, come dire, privilegiata e mi trovo nella zona in cui ci sono i palazzi dell'ONU, quindi assolutamente privilegiata e ovviamente questo non fa altro che farti pensare a come possono stare quelli che diciamo avevano un giorno una casa, ma adesso hanno macerie, grazie alla meravigliosa azione dell'esercito più morale del mondo, quello di Israele. E domani andrò a fare un giro a vedere se è possibile fare qualcosa per dargli una mano. Comunque Gaza è allagata, almeno dove sto io, appunto a Gaza City, è allagata. Sarà peggio anche nella parte, nella Wadi Gaza, nella parte centrale, dove Israele di solito si diverte in questi casi ad aprire dighe e aggiungere fango e acqua che già ci sono di suo, insomma. E niente, questa è la situazione. Stamattina sono stata alla mezzaluna, sono venuti a prendermi la direttrice della mezzaluna locale, locale intendo di Gaza in genere, e ci conosciamo, ero stata da loro 3 anni fa, eccetera, mi hanno fatto vedere quello che stanno facendo dopo i bombardamenti. E qui ritorna il bello del popolo palestinese e praticamente hanno questo palazzo di ormai 10 piani, perché i primi 3 piani, gli ultimi 3 piani erano stati persi durante il bombardamento e loro stanno facendo un lavoro incredibile per ricostruirlo, come dire, più bello di prima, con un centro di pronto soccorso gratuito che pare funzioni splendidamente, e non ho dubbi, anche se stavolta non ho potuto constatarlo di persona, ma l'ho visto la volta precedente, ho visto in che modo, con quale professionalità e con quale anche umanità si muoiono, quindi non ho proprio dubbi a crederlo. E loro sono riusciti, stanno riuscendo a fare questo lavoro di ristrutturazione grazie al finanziamento di 3 paesi. Mi pare giusto dirlo, e uno è il Sudafrica, un altro è l'India e un altro è il Brasile. Con i finanziamenti di questi 3 paesi stanno rimettendo in sesto il grande palazzo che hanno, dove tra l'altro c'è una guest house, una sala per proiezioni, sala per fare teatro, ecco, perché questa è una cosa molto importante. E ricordo che mi aveva colpito anche l'altra volta, 3 anni fa, alla mezzaluna. Stiamo parlando, per chi non lo sa, la mezzaluna è in qualche modo, anche se con qualche così, diciamo, differenza dovuta alla situazione, è in qualche modo collegabile alla Croce Rossa internazionale. E nella mezzaluna tiene molto alle azioni dedicate al sostegno e al recupero di persone che sono state o ferite fisicamente o colpite profondamente nella psiche dalle varie azioni dell'esercito più morale del mondo, che si ripetono più o meno ogni 2 anni, e quindi loro ci tengono molto, per esempio, a fare attività teatrale. Quindi una delle grandi sale di questo palazzo non è nient'altro che un teatro che ha circa 200 posti, dove si fanno sia spettacoli teatrali sia spettacoli cinematografici, in modo particolare, mi spiegava, documentari. Quindi c'è anche, no, una spinta verso l'aspetto conoscitivo. E accanto c'è l'ospedale Al-Quds, è sempre gestito dalla Mezzaluna. Ecco, poi nel pomeriggio ho fatto la seconda lezione a questi miei studenti, gli Azawi, che vogliono imparare l'italiano orale. E devo dirti che qui la soddisfazione è massima, perché in un paio di lezioni queste persone, che non conoscevano, a parte due o tre, non conoscevano neanche una parola di italiano, le due o tre ne conoscevano forse sei o sette. E queste persone ora sono in grado di capire, hanno memorizzato, capito, e sono in grado di creare anche delle brevi frasi con circa 50 parole. E coniugazione di verbi di base.
Quindi questa cosa mi fa molto piacere perché so che il mio obiettivo, di cui ho parlato nelle precedenti interviste, quello di far sì che questo, almeno la parte virtuale dell'assedio possa essere scavalcata, oralmente, parlando in WhatsApp, come sarà, al di là del muro dell'assedio, ecco, questo mio obiettivo pare che si possa realizzare con facilità. E la mia giornata per oggi finisce qui, nel senso che adesso mi metto a lavorare al computer su altre cose e dato il clima e dato anche il fatto che di sera non è mai opportuno uscire troppo soli, quindi non uscirò. Non è opportuno uscire molto soli, questo non so se te l'ho già detto perché mi è stato spiegato con molta chiarezza, insomma, da tutti gli amici di Azao e tutti. Che per quanto questo popolo possa essere caruccio, gentile, eccetera, eccetera, è un popolo sotto pressione e quindi facilmente può così venire fuori un qualcosa che magari non rende più troppo sicuro il tuo andare in giro da sola di notte e per cui non lo farò. Ecco, Dobbiamo ringraziare la guerra, tanti anni, tantissimi anni di guerra per queste ragioni. Certo, ringraziamo i tantissimi anni di guerra, di occupazione prima, di assedio poi, per quello che riguarda esattamente la striscia. E insomma, sì, ringraziamo non soltanto Israele, perché lì il ringraziamento è diretto, ma ringraziamo anche tutti quei paesi che collaborano con Israele affinché tutto questo seguiti a succedere. Tra questi, purtroppo, c'è anche il tuo paese, che per caso è anche il mio, cioè l'Italia. Che ci vogliamo fare? Quindi ringraziamo i complici di Israele per questa situazione, dove l'essere sotto pressione riesce a far diventare una persona disponibile, generosa, dolcissima, magari una persona, come dire, non più totalmente affidabile se per caso sbagli, come dire, qualcosa nella comunicazione. Patrizia, mi hai dato in qualche modo il là per accennare ai nostri ascoltatori che a breve in radio spiegheremo che cos'è la campagna BDS, Benissimo. di disinvestimento nelle delle banche israeliane. Per un esempio, nei prodotti delle aziende israeliane che contribuiscono al finanziamento dell'assedio e della guerra nei territori palestinesi. Esatto, vendendo merci, anzi comprando merci che sanno di sangue, in qualche modo si facilita il mantenimento di questa terribile situazione. Andrea, Patrizia, io per stasera direi che ti saluto. ti ringrazio come tutte le Okay. sere. Ciao, Un buon lavoro. abbraccione. Ciao, ciao, ciao. Ciao.